Salve a tutti amici di Tecnia, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Da Emilio e da Rossana. Oggi andremo a unboxare la Super Geek Box. Che cos'è? Tu la sai? No. Come no? Dai, che cos'è? Super. Quindi? Super. Box di scatola. Geek non lo so. Non sai che vuol dire geek? No. Brava, sei in questo video. Non meriti di essere neanche in questo video. Se tu me lo spieghi. Allora, praticamente sono delle mystery box. Quindi non sai mai cosa c'è dentro. Dove ogni mese c'è sempre un tema diverso e troverai sempre degli oggetti inerenti a quel tema. Ad esempio questa dovrebbe essere, se non sbaglio, quella di maggio. Oggi siamo... sì, maggio, che è arrivata... luglio. È arrivata a luglio. Quindi c'è un po' da aspettare perché viene dalle USA. Sì, ho letto da qualche parte. Made in USA. Made. Siamo italiani, made. Made. Quindi dicevo, ogni mese c'è un tema e dentro appunto alla box ci saranno oggetti inerenti a quel tema. Il tema di questo mese è Hero. Eroi. Brava. Non so dire. Quindi troverete cose inerenti ai supereroi, presumo. Quindi ora andiamo a fare l'unboxing. Vediamo chi c'è dentro. E vediamo cosa c'è dentro. Poi vi dico i prezzi e tutto il resto. Allora. Ah! Mi sono dimenticato di dire, ogni mese c'è almeno una maglietta, quella è assicurata, non si sa il soggetto, però c'è sempre una maglietta, che adesso però leviamo e la mettiamo per ultima, non la fare vedere, non la sporcare. Non la tocco. Dai, prendi tu. Oh, questo lo so che chi è. Che caruccia, ah, lo sai chi è. Sì, mi... ho visto anche i film. Me. E chi è? Capitan America. Ah, brava, brava. Brava. Oh, che carino. Lo posso aprire? Sì. Direi di sì. Basta che non lo... non lo rovini. Non lo rovini. No, no, vero. Col giorno, però. Oh, senti. Mm. Oh. Sei contenta? Sì. Sei soddisfatta? Andiamo avanti. Questo lo apro io. Sì. Questo chi è? Vediamo se lo sai. No, questo è il fungo. Di chi? Di Super Mario. Brava, mi stupisci. E perché c'è scritto YOLO? No, qua è troppo per sapere. Il polsino ti può servire quando fai le tue attività sportive? Io? Una sportiva. Quando mangio, vero? Sono sportiva. La sappetta. Dai, vediamo se ti sta. Vai. Mettilo. Te lo devo mettere io. Ovvio. Com'è? Detti di tuo gradimento? Già mi sento sportiva. Da seduto, Milla. Nel polso, perché hai sudato. Dai, vai, prendi tu. Poi questo c'è... lo conosci pure. Sì, ma è quello che... ah, è un profumatore per auto. Ma va... Air freshener. Brava. Ma chi è? Super bello. Ma se non conoscevi questo proprio. No, vabbè, terra questo terra. Lo conosco. Di che cosa sa? Dai, dillo, devi trasmettere il profumo. Descrivi il profumo. Devo aprire? Certo, devi descrivere il profumo in video per far sentire e far capire. La fragranza. Sempre velocemente, però. In montagna. Sì, certo. Dai. Oh, senti, una valletta gratis sono, quindi puoi aspettare anche. Giusto? No. Il video non è che può durare mezz'ora. Sai il Big Bubble? Vediamo. Senti. Bellissimo, ora me lo metto subito in macchina. Panna e fragola Big Bubble. Panna e fragola, vero? Avevo ragione. Bellissimo, apposta, approvato. Poi c'è nella mini car la spilletta che non manca mai, pure queste spillette da collezione di Wonder Woman e Superman. Ah, fammi vedere Wonder Woman. La spilletta, Woman, vedi qua, ah, c'è okay, scritto questa è Wonder Woman. C'è scritto
C'è scritto maggio, vedi? Perché ogni mese poi c'è la spilletta con la scritta. Maggio Hero. No! La mettiamo a primavera. No. Andiamo questa con la spilletta. Devi bucare la maglietta. Vabbè, i Techmania sì. Ma prima facciamola vedere meglio. Non so, non penso che non mi sta bene. Si mette a fuoco. Si presta a questa situazione. Dai, mettiamogli la spilletta a primavera. Non basta, non mi buchi. Dai, veloce. Ok, oh, che sei bellino. Boh. Ok, poi cosa tu? C'è? Ah, un tappetino. Ah, oh, qua ti voglio. Chi è questo? Fallo vedere, chi è? Allora, c'è. No, non c'è scritto, inutile. Il puntatore del mouse. Ah, c'è scritto. Ma non so manco chi sia. Poi un omino a terra. Chi è? È una gallina, un uccellino. Va bene, ma è un pugnale. Il personaggio chi è? Dead Link, Princess not found. Quindi la principessa non è stata trovata. È prima che c'è scritto. Dead, il dead è morto, Link morto. Quindi la principessa non è un gioco, è un gioco di parole, perché questo si chiama Link, il protagonista. Quindi cosa succede quando tu clicchi in un link, dead link, che non ti riporta a nessun coso? Si dice dead link perché non ti porta a nessuna pagina. Quindi è un gioco di parole, dead link. E vedi che c'è la freccetta 404, l'errore 404, male visto. Comunque, un tappetino per il mouse, bellissimo questo. Mettiamolo anche qua. Ah, ok. E questo chi è? Swift Pock. Ah, chi è? Ecco, l'ultima cosa prima della maglietta. Una specie di poster, di mini poster. Chi è questo? Vabbè, che rappresenti Flash lo so perché okay. Mi guardo il telefilm. Però ecco. Ovviamente è un po' panzuto rispetto a Grant Gustin. E chi è? Non lo so. È un Pokémon. Ah, li guardavo quando ero piccolo. Slowpoke mi pare si chiamava. No, a parte Pikachu non penso di ricordarmi altri Pokémon. Siccome si chiama Slow, che lento. È lento, in questo caso gli hanno messo Flash. C'è sempre il collegamento. Ah, vabbè, allora questo lo mettiamo qua. E ora passiamo al pezzo forte. Ta-da-da-da! La magliettina, che c'è già uno che hai visto. Chi è? Il personaggio che già hai visto. 3 ore per capire chi era. Che, cioè, non lo conoscevi. No, non lo conosco. Sta-da! Aspetta, sposta questo. Non so se si vede, aspetta, abbassiamo. Così, sì. Mamma, questo non chi è perciò? Guarda! Ben 10. Ben 10. Ma se l'hai visto adesso? Ah, è questo qua! È Link! Ah, okay. Però c'è. Il gioco si chiama The Legend of Zelda. E invece il protagonista è Link. Gum. E hanno fatto The Legend of Bubblegum. Hai visto? Carina? Ovviamente la taglia è la mia. Mi spiace. Vabbè, non mi starebbe, ma tu sei magro. No, no. No. Aspetta, grazie, in camerata. No, assolutamente no. Questa è buona come pigiama. Per andare a correre, ma tanto non ci andrò mai. Quindi ma non ti servirà. È anche buona. Come pigiama sì, perché ti stai enorme. Guarda, che bellina, grazie. Ricordo, bellissimo. Non esiste assolutamente. Tanto non inquadra là sotto, ha messo le cose posizionate tutte belline, ma tanto non sono nell'inquadratura. Ma come? Così, ho fatto no. La composizione. No, non no, penso. Allora, poi spieghiamo, gli faccio fare la fotografia e vi faccio vedere quanto sono stata sì, brava certo. A essere sistemata. Mi critichi sempre, vedi che lo sto. Ho fatto cose, cose inutili. Ma io che ne so la ripresa da dove arriva e dove finisce. Pazienza, io dico. Comunque, quindi. Come prezzo c'è l'abbonamento mensile, mi pare se non sbaglio. Mese $12.92 più $16 di spedizione. Ti sei preparata sì. Qua? Sì, oh, l'ho letto su internet prima, superjigbox.com. E poi c'è il pacchetto di 3 mesi dove c'è un risparmio maggiore. Se ti abboni a più mesi risparmi soldi. Poi c'è l'altro pacchetto che è di 6 mesi, però non chiedetemi quanto costa, andate sul sito superjigbox.com. Però la cosa importante è che c'è sempre il materiale interno e sempre il valore maggiore a quello che si spende, se no non avrebbe senso tutto ciò. Ovviamente. Mi pare che c'è scritto che equivale a $40 bene o male, più
più o meno. Perché 40 diciamo, dollari. Ce l'ho solo il pupazzetto, costa un la maglietta. 12 dollari. E anche la maglietta, quindi. Tra l'altro le magliette sono edizioni esclusive, cioè non è che le trovate da nessuna parte, li fa Super Geek Box. Detto questo, vi saluto, sempre da Emilio Primavera. E da Rossana. Rossana Scarfì. Vi invito al cognome? Sì, Scarfì. Rossana Scarfì? No, il cognome è Ribbi. Ha parlato un Primavera è bellissimo. Voglio... Che vuoi dire a Primavera? Stai insultando tutti gli Scarfì esistenti? No, la... solo lei. Tutto il suolo? No, no, non sia mai. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video. Lasciate un like, condividete, iscrivetevi al canale, fate quello che volete. Ah, vi lascio il link in descrizione per acquistare ovviamente la Super Geek Box. Ciao. Ciao. È caduto il microfono. Infatti non lo vedevo da su. No, fammi le cazze. Ci saranno molti stacchi in questo video. Salutiamo. iTechmania è l'app che ti permette di essere sempre connesso al mondo della tecnologia. Grazie all'app puoi tenerti aggiornato sulle ultime news nel mondo tecnologico e trovarti utili guide, recensioni e offerte esclusive. Scarica l'app gratuita su App Store oppure seguici su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.